E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi voglio parlare di tutti e due i film di Avatar, che ovviamente non ho messo tra i capolavori perché già potete immaginare che non neanche reggono l'idea del capolavoro. Però vabbè, adesso ne parliamo. Allora, voglio parlare del fatto innanzitutto che, per carità, cioè io metterò nell'obiettivo il fatto che comunque Avatar non è un film volto a darti una trama chissà quanto spettacolare, ma è semplicemente un film che ti deve far vedere cose belle fatte a computer che ti fanno dire veramente wow, e stai lì che dici dai, ok. Però poi parleremo anche degli effetti negativi, secondo me, che ha avuto sul cinema. Allora, trama del primo. Questo tizio, sedia a rotelle, paralitico, va su questo pianeta nuovo dove ci sono questi nativi e riescono a riproporre dei corpi sintetici dei nativi praticamente uguali. E quindi lui, con la mente, si riesce a spostare in questo corpo e quindi ricammina, è tipo wow, bellissimo, storia strappalacrime, ci sta. Tutto il film gira intorno a una specie di riproposta dell'omicidio, cioè del genocidio dei nativi americani, solo con questi cosi blu, e qualsiasi cosa ci sia nel mondo viene iper computerizzata, cioè a livelli estremi, CGI pazzesca, per carità, qui non posso dire nulla, soprattutto per quando era uscito nel 2009. Per 2009, ragazzi, cioè la grafica era spettacolare. E infatti devo dire che è stato quello a dare successo, perché a livello di trama, se andiamo a vedere, praticamente è il genocidio dei nativi americani più un tizio che è paralitico e basta. Cioè non c'è altro. Poi c'è, vabbè, un pochetto di cosa tipo l'unione con la natura, che loro ficcano il pisello dentro agli animali. Però vabbè, questa io la chiamo zoofilia. Quindi andiamo avanti. E il secondo è la riproposta della stessa cosa del primo, trama uguale, identica, solo che lui è diventato totalmente un avatar praticamente, si scopa la tizia del primo e ha fatto dei figli che sono dei rincoglioniti cronici e basta, semplicemente succede la stessa roba e veramente non so come ci si possa affezionare a questi personaggi, visto che non fanno nulla tranne appunto essere fighi e dire ammazza quanto è fatto bene, sembra un videogioco, guarda. E fine. Ah, e ricordiamo quanto è bella l'acqua. Questa è la trama praticamente, quanto è bella l'acqua, perché non c'è trama. Come trama io assolutamente darò un 3, perché non c'è altro. Personaggi. Beh, lui è l'unico personaggio secondo me carino del primo, perché comunque appunto c'ha questa storia strappalacrime del fatto che era paralitico e ricomincia a camminare. Chi vuol stare? Lei? Ma! Ah, c'era anche la scienziata che era carina, quella del primo, che poi mi pare che muore, era pure lei incinta. E niente, lei sì, aveva una storia alla caruccia. Il cattivo è un cattivo preso proprio villain standard. Quanti li vendete? 10 euro? Ah, perfetto, prendiamo. E basta. E quindi personaggi del primo mi lasciano un po' a desiderare, del secondo proprio merda. Perché lei non si sa perché è diventata tipo la peggio assassina di sto mondo, pazza malata. E cioè, ok, a un certo punto del film si capisce perché e ci può stare, ma prima di quella cosa, comunque lei già è diventata tutta guerra fondaia del tipo sì, ammazziamo! Così, e non c'ha nessun motivo, visto che prima era tipo sì, l'unione con la natura, che bello. E non capisco. Lui invece tutto il contrario, era tipo uno con le palle, adesso è diventato un coglione che si va a nascondere, cioè un codardo, in poche parole, perché l'abbiamo già sconfitti prima che erano di più e anche meglio attrezzati, perché dovremmo sconfiggerli adesso? Adesso ce ne andiamo perché mi sono rotto il cazzo di combattere. Vabbè, ci può stare, ma fino a una certa, perché comunque poi alla fine li trovano e ci si ritrova a combattere di nuovo. Il cattivo ci sta semplicemente perché è tipo cattivo standard dei fumetti che ritorna ogni volta perché tipo dice io devo farlo perché sì, perché sono cattivo.
E poi ci sta. Ah, i figli sono veramente dei rincoglioniti cronici, come ho già detto, che non hanno neanche. Non sono degni neanche di un minimo di nulla. Cioè, non voglio approfondirli perché non c'è niente da approfondire. Sono figli che nuotano, fanno cose. Poi c'è anche un tizio che tipo infila il pipo dentro a una balena enorme e basta. Questi brutti stronzetti blu di Avatar, come direbbe un nostro amichetto del dittatore, però non avrebbe detto stronzetti. Comunque, personaggi, io direi 3 pure qua. Assolutamente. Dai, 4. 4 perché c'è pure la scienziata del primo, che era Caruccio. Gli può sta. E andiamo all'obiettivo. Obiettivo 10. Perché obiettivo 10? Perché l'obiettivo del film non è portare un film con trama, personaggi fatti bene, è semplicemente far dire alle persone: wow, ammazza quanto è fatto bene! No! Oddio, ma lo vado a vedere in 3D, così almeno invece di 8 euro per il biglietto gliene do 12. Sì, che bello! Questo basta, perché non c'è altro in questo film. Non, zero, non mi venite a dire che non è vero perché è questo, cioè è palese. C'è proprio scritto, fra un po' nella custodia dei DVD c'è scritto: questo film è fatto semplicemente per far vedere cose belle random, tipo che ne so, wallpaper del desktop. Fine, perché non c'è altro, ragazzi, non c'è altro. È inutile dire che Avatar è. Per alcuni potrebbe essere un capolavoro perché è rivoluzionario, è vero. È rivoluzionario però per me in modo negativo. Perché in modo negativo? Perché questi stronzi ci hanno dimostrato che la CGI può fare veramente cose bellissime. E quindi che cosa hanno capito? Che possono fare tutti i film come questo. E quindi faranno tutti i film in cui faranno cose belle. E voi direte: matta che bello! E intanto la trama è uno che piscia su un vialetto. E non c'è più trama, non ci sono più personaggi, non ti affezioni più a un cazzo, sei semplicemente lì e dici: che bello, e basta. Come infatti è quello che è accaduto da più o meno il 2009 in poi. Perché è quello che hanno fatto. E per di più sono anche diventati più scrausi a fare la CGI. Non quelli di Avatar, ma gli altri, sì. Hanno detto tipo: ah, vedi, Avatar ci è riuscito, quindi adesso lo faccio anche io, ma con la CGI pure di merda. E la gente neanche se ne accorge. Perché ci sono veramente cose in CGI che dico: ma come cazzo fai a guardare questo film e a dire pure che è bello dopo quella cosa che hai visto? Cioè, veramente una merda. E niente. Andiamo al voto finale. 10, 3, 4, dai, 5 e mezzo. La saga, perché comunque non merita di essere chiamata film. Più tipo, che ne so, video esplicativo di come si usa bene la CGI. Questo. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Avatar.